La parola di Gesù ci spinge a un compito. Non può essere solo dei nostri governanti. La pace è un impegno per tutti. Non può essere solo compito di un vescovo presiedere la pace. È una tensione comune. Così, seguendo l'indicazione del nostro vescovo, vogliamo anche noi accendere la luce della pace, perché, come direbbe Primo Mazzorali, ci impegniamo noi e non gli altri. Accogliendo l'invito del nostro vescovo ad accendere questa sera un lume, chiediamo durante questo canto alle nostre autorità di accendere la lampada della menorah, un candelabro a sette braccia, simbolo di vita e di pace. Invitiamo quindi gli eccellentissimi capitani reggenti, l'ambasciatore d'Italia Sergio Mercuri, ella come rappresentante del popolo ucraino, moglie del console d'Ucraina, Don Gabriele, Sor Maria Gloria, Madre Superiora del Monastero delle Monache dell'Adorazione Eucaristica, e Federica Bigi, colei che ha proposto questo momento di preghiera. Icona della Madonna di Grushev, Madonna molto cara al popolo ucraino, apparsa in diversi momenti della storia del popolo ucraino, con attaccato un ramo di ulivo che significa la pace, quella pace tanto auspicata per il popolo ucraino.